Finita in tragedia una battuta di caccia nel pomeriggio di oggi nei boschi dell'Alpe Pala sopra Miazzina. Angelo Francioli, 55 anni, fabbro verbanese, è morto colpito dal proiettile esploso dal fucile di un amico, un verbanese sulla Trentina. È successo intorno alle 15 di oggi, un gruppetto di quattro amici stava mirando allo stesso cinghiale. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma secondo la prima ricostruzione l'animale si sarebbe mosso improvvisamente e un proiettile ha colpito Francioli sul fianco sotto l'ascella. L'uomo si è accasciato a terra ed è morto sul colpo. Il proiettile utilizzato per cacciare i cinghiali è di grosse dimensioni. Inutile la disperata richiesta di aiuto da parte degli amici. Sul posto, con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verbania, sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale. Per recuperare la salma è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco. Il corpo senza vita di Francioli è stato poi portato al Dea del Castelli, dove si trova a disposizione del magistrato. Le testimonianze dei compagni di caccia sono state ascoltate dai carabinieri. Il giovane, che si presume abbia sparato all'amico sconvolto dal dolore, è stato ascoltato dal sostituto procuratore Nicola Mezzina. Per lui potrebbe scattare la denuncia per omicidio colposo. La notizia è rimbalzata ieri mattina di paese in paese, destando sconcerto e cordoglio in tutta la Valle Vigezzo. Morto un giovane padre di famiglia, Andrea Coloschi, aveva appena 30 anni. Era arrivato nella serata di sabato al Dea del San Biagio a causa di una febbre molto forte. La temperatura corporea in serata era arrivata a sfiorare i 40 gradi. In ambulanza era stato trasferito all'ospedale Domese. Nel corso della notte le sue condizioni di salute si sono però aggravate fino al decesso sopraggiunto all'alba di domenica. Andrea Coloschi, originario di Folsogno, frazione di Re, si era trasferito da poco a Villette con la compagna Elena e il figlioletto di appena 3 anni. In Valle Vigezzo Andrea era molto conosciuto, di professione in bianchino, lavorava nella vicina Svizzera come frontaliere. Il 13 gennaio del 2012 Coloschi e la compagna erano stati con altre 2 coppie della Valle Vigezzo tra i naufraghi della Concordia all'isola del Giglio. Non sono state ancora fissate le date delle esequie, che avranno luogo dopo gli esami autoptici previste nelle prossime ore e che dovranno stabilire l'esatta causa del decesso. Al via questa mattina davanti al GUP di Verbania il processo Danilo Tosi, 45 anni, difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli per l'omicidio del padre Gianni, 74 anni, nella loro casa di Renco lo scorso 9 settembre. Nel corso di un incidente probatorio, il perito della difesa, il dottor Keller di Torino, lo aveva dichiarato totalmente incapace di intendere e volere e socialmente pericoloso. Oggi in aula il PM Nicola Mezzina ha chiesto una nuova perizia. L'avvocato difensore fa notare che quando il dottor Keller aveva illustrato le conclusioni della perizia non erano state mosse critiche o poste domande. Tosi si trova in una comunità protetta dove viene curato e dove è ben integrato. La furia omicidi era scattata in seguito a una lite domestica. Tosi si era avventato sul padre con un batticarne e un coltello. L'uomo era descritto da tutti come un tipo originale e solitario. Non era in cura da uno psichiatra. Era un self-made man, un uomo che si era fatto da solo. Il mondo dell'imprenditoria è in lutto per la scomparsa di Alberto Giacomini, imprenditore leader, prima nel settore della rubinetteria e poi in quello degli impianti di radianti per riscaldamento e raffreddamento, con particolare attenzione alle nuove tecnologie. Alberto Giacomini aveva 86 anni, era ingegnere honoris causa e cavaliere del lavoro. La sua azienda oggi conta oltre 900 dipendenti in 3 stabilimenti in Italia e fattura oltre 170 milioni di euro. Una storia, quella dell'imprenditore cusiano, che sembra appartenere ad altri tempi e che lui stesso, con grande umiltà, amava raccontare. I suoi ricordi partivano da quando, a soli 12 anni, aveva iniziato a lavorare come scalpellino, viaggiando a piedi da Madonna del Sasso a San Maurizio d'Opaglio. Poi il boom economico, la sua straordinaria intuizione nel saper cogliere le opportunità offerte dal mondo nel dopoguerra, il primo laboratorio, la prima fabbrica di rubinetti, in un crescendo che lo vedevano sempre impegnato in prima persona, ma sempre proteso ad andare avanti, a ciò che il mondo moderno offriva.
Imprenditore di successo, ma anche persona con il cuore in mano. Aveva realizzato le prime palazzine per i suoi dipendenti, molte famiglie venute dal sud a cercare lavoro e fortuna. Poi, sempre per i suoi dipendenti, un asilo e una scuola materna modernissime, sorte poco fuori dalla fabbrica a San Maurizio d'Opaglio. Il successo non lo aveva cambiato, era rimasto un uomo ancorato alla sua terra, il Cusio. Aveva finanziato i restauri di numerose opere e di chiese, appassionato di sport e tifoso della Juventus. Ricordava con particolare entusiasmo quando nel 2003 lo Juventus Club Mottarone lo premiò con il premio Scirea, proprio per questa sua passione verso i colori bianconeri e lo sport. Una vita di successi, anche se negli ultimi anni rattristata dalla dolorosa divisione interna alla sua famiglia, dopo che lui aveva praticamente lasciato il timone della società. Alberto Giacomini si è spento nella notte del 6 ottobre. Il rosario sarà recitato alle 20 di domani presso la Camera Ardente allestita in azienda. I funerali venerdì 9 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio d'Opaglio, con partenza dallo stabilimento. Uso della macchina del comune per motivi personali. La Guardia di Finanza ha denunciato per peculato il sindaco di Oggebbio Gisella Polli. L'indagine è nata nel settembre 2014 da una segnalazione. I finanzieri della compagnia di Verbania hanno montato sulle due auto di servizio in uso al comune dei GPS e hanno organizzato pedinamenti e appostamenti. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che le auto erano spesso parcheggiate a Intra di fronte all'ufficio nel quale Polli svolge la propria professione privata o nei pressi dell'abitazione del figlio o nel garage di casa sua a Oggebbio. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Gianluca Periani. Replica il sindaco Polli: non è vero che ho usato a fini personali l'auto del comune. Durante le uscite fatte per motivi di servizio per il comune mi sono fermata lungo la strada per lavorare nel mio ufficio. A casa di mio figlio mi ero fermata di ritorno da una missione per il comune per vedere la mia nipotina che era appena nata. Se tornavo tardi, ma sempre da viaggi fatti per il mio ruolo amministrativo, andavo a casa in macchina e la parcheggiavo in garage dal momento che il comune di Oggebbio non dispone di un autista. Quindi tutto è stato legato sempre a uscite motivate da impegni istituzionali. Non mi è stata infatti contestata nessuna spesa aggiuntiva per chilometri che non dovevano essere fatti, conclude Polli. Aveva una pistola non dichiarata a casa, il 39enne arrestato dai carabinieri di Castelletto Ticino. L'uomo è un albanese, ME le sue iniziali, domiciliato ad Arona. I militari venerdì sera hanno ricevuto una segnalazione anonima circa la presenza di un'arma nel suo appartamento. Subito sono andati sul posto per una perquisizione e l'hanno trovata. Si tratta di una Beretta semiautomatica calibro 6,35 Browning. Nella casa c'erano anche 29 proiettili, tutto era detenuto illegalmente. Subito è scattato il sequestro della pistola. L'albanese si trova ora ai domiciliari. Le indagini sono in corso per scoprire la provenienza della pistola. E i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Arona invece alle 21.30 di ieri hanno fermato in corso liberazione una Golf condotta da un 23enne di Meina, GN le sue iniziali. Il ragazzo, sottoposto all'etilometro, è risultato ubriaco con un tasso di 1,84, oltre il limite dunque per il quale scatta la denuncia penale. La patente gli è stata ritirata, l'auto sottoposta a sequestro amministrativo e il conducente denunciato alla Procura della Repubblica. Nadia Tomola, Periccioli Giovanni, Di Paola Giovanni, Angelo Cannoni, in più Davide Bolognini come collettore tra l'amministrazione e il nostro circolo, e la nostra segreteria. Una segreteria che rappresenta tutte le anime del partito, un partito che però a Domodossola inevitabilmente presenta spaccature interne al suo interno. Allora, una maggioranza di 27 persone che sono componenti del direttivo e due di minoranza. Credo che non sia, i numeri parlano a sufficienza, quindi non vedo questa grande spaccatura. Una corrente guidata dal consigliere comunale Del Barba contesta la sua elezione e le modalità con cui si è svolta. Del Barba segue il suo corso, faccia tutte le sue rivendicazioni e vedremo, perché c'è una commissione di garanzie che stabilirà quale sarà l'aspetto più, come si dice, più regolare. È indubbio che lei prenda in mano il partito in un momento delicato. Spaccature a parte, le elezioni politiche sono oramai alla porta, le elezioni amministrative. Si parla di primarie con più candidati e in mezzo c'è anche l'avvio delle consultazioni con i vostri alleati di governo, SEL.
Sì, la prima cosa che si farà è quella di contattare il partito di SEL, perché è la stessa procedura che è stata fatta con le precedenti amministrative. Se l'accordo ci sarà, si farà un'azione di coalizione e poi dopo si vedrà rispetto a possibili altre liste che potranno concorrere a sostegno del Partito Democratico. I prossimi tre mesi comunque saranno di fuoco, nel senso che si deciderà anche la sorte delle primarie a Domodossola con il sindaco Catrini, che comunque rimane in pista. Certo, naturalmente osservando tutte le modalità che ci sono e che vengono dettate non dal circolo o dalla segretario o dalla segreteria, ma dettate dal regionale. La sua elezione alla nomina della segreteria, c'è stato un vivace scambio di battute, per la verità non unico, tra il consigliere Del Barba e due esponenti del governo cittadino. Queste esternazioni così forti attraverso i mezzi di informazione non penalizzano il partito? Ma sicuramente non giovano sicuramente all'unità del partito, si rischia di fare delle dichiarazioni a titolo personale e quindi non servono per niente, anzi giovano agli avversari politici. La bomba esplosa nel PD di Omegna, come prevedibile, provoca scossoni in tutta la maggioranza. Già in occasione della discussione del bilancio, il capogruppo di Federazione della Sinistra, Alyosha Matella, aveva preso una posizione critica nei confronti dell'esecutivo Mellano e ora commenta le dimissioni del segretario cittadino dei Democratici, Alessandro Buzio. Queste dimissioni in massa, dice Matella, sono solo l'ultimo capitolo del progressivo scollamento tra maggioranza ed esecutivo. Il segretario dimissionario del PD parla di una mediazione che è stata logorante, che è partita dal fatto che la parte maggioritaria della maggioranza indica delle priorità che l'amministrazione non traduce in atti concreti. Prosegue Matella: perché la questione nel PD è esplosa proprio ora? Perché, finito l'intervento di risanamento dei conti delle casse comunali, ci siamo accorti che abbiamo dei soldi da spendere, soldi in avanzo perché la maggioranza non ha dato ascolto alle priorità indicate dalla Giunta. Il consigliere di Federazione della Sinistra fa qualche esempio: problemi enormi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non viene effettuata, l'interramento dei cavi dell'elettrodotto Terna che doveva essere ormai quasi terminato e che non è nemmeno iniziato. Matella attacca anche sulla questione campeggio, vista come priorità in campo turistico. Non si possono tirare fuori ciclicamente dal cilindro privati che vogliono investire e poi spariscono. Non è nemmeno stata individuata l'area in cui collocare il campeggio. Gli altri punti critici riguardano la macchina amministrativa. Serve una riforma che va fatta, prosegue il capogruppo, senza dichiarazioni di guerra nei confronti dei dipendenti, ma richiamando chi ha funzioni dirigenziali a svolgere i propri compiti. Conclude Matella: ci auguriamo che si vada incontro a un cambio di marcia per poter dire a fine legislatura che il centro-sinistra ha fatto qualcosa per Omegna. La Lega Nord elegge il suo segretario, ma candida, seppur non ufficialmente, Michele Marrenello alle prossime elezioni di Domodossola. Arriva una conferma dal congresso cittadino del Carroccio Domese. Marco Bossi, 41 anni di Pieve Vergonte, è il nuovo segretario delle truppe salviniane a Domodossola. Poi però il raduno offre un altro indizio per le amministrative cittadine, un indizio che, aggiunto ad altri, dice che dovrebbe essere Marrinello, l'ex sindaco ed ex consigliere regionale, a candidarsi a sindaco. Nessuna dichiarazione ufficiale, sia chiaro, ma Marrinello ha assunto stamane il ruolo di padrone di casa. Interviene, presenta gli ospiti, dà giudizi sul rapporto tra il suo partito e la città, elogia gli amministratori leghisti che l'hanno governato in passato, un modo per dire io ci sono. Intanto a Marco Bossi il compito di traghettare la Lega verso il primo test importante, proprio le elezioni cittadine. Ma sicuramente valuteremo le alleanze con il giusto peso e soprattutto valutando quello che è stato ed è successo in precedenza nelle passate edizioni. Ovviamente dovremo anche fare i conti con quello che sarà lo scenario che si aprirà da qui alle elezioni. C'è ancora tanto tempo, noi faremo chiaramente pesare il fatto che il punto di riferimento del centrodestra dobbiamo essere noi. Come detto, è stato però Marrinello a tenere banco in sala. Un congresso con presenze così qualificate non l'ho mai visto, ha detto l'ex sindaco. In sala c'erano, oltre a Umberto Bossi, Mario Borghezzi e Roberto Cota, il vice segretario federale Riccardo Molinari, la segretaria provinciale Marcella Severino, quello territoriale Carlo Valentini e tanti altri. Non sono mancate le critiche al governo e alla regione. Cota è stato drastico. La regione di Chiamparino ha tagliato i servizi alle zone periferiche e ai territori. Borghezzi ha aggiunto: quello di Renzi è un governo assertito ai poteri forti, un governo della massoneria, e lui è solo un parolaio. Poi la parola a un senatore, Umberto Bossi, che ha spaziato dall'Ossola al governo. Mi ricordo i comizi in piazza.
Sì, poi. E quando è venuto a sentire questo movimento, l'UOPA? L'UOPA, sì. Venne a sentire l'UOPA. E a livello nazionale, questo governo? Parla molto. Passaggio a livello nuovamente sotto accusa a Domegna. Questa volta i problemi sono relativi al passaggio a livello di via Montegrappa. Come testimoniano queste immagini amatoriali girate venerdì mattina, le sbarre sono rimaste alzate. E lungo quel tratto ferroviario i passaggi di treni merci ed UPAC sono molto frequenti. Una situazione potenzialmente pericolosissima per chi attraversa i binari, a piedi, in auto, in moto, che all'improvviso potrebbe essere travolto dai treni in transito. Abbiamo provveduto immediatamente, spiega l'assessore Alessandro Buzio, a segnalare il problema alle Ferrovie dello Stato, in modo tale che verifichino se si sia trattato di un guasto temporaneo o se si tratti di un problema più grave, che ovviamente va risolto in tempi rapidissimi per evitare inutili rischi. Quello di via Montegrappa non è però l'unico passaggio a livello finito nell'occhio del ciclone a Domegna. C'è infatti quello vicino alla Madonna del Popolo, dove si creano code lunghissime perché, ignorando il cartello ben visibile, gli automobilisti, nonostante l'obbligo di svoltare a sinistra, rimangono fermi in attesa che le sbarre si alzino. E proprio a causa delle code si sono verificati alcuni incidenti, con le auto che arrivano dalla direzione opposta costrette ad immettersi alla cieca in strada. A Borca, invece, le sbarre rimangono abbassate per più di 20 minuti, causando disagi a chi da Omegna deve salire o scendere da Grano, e della questione si sono già interessati sia i consigli di quartiere di Borca che quello di Grano. A breve le barriere rimosse per il passaggio del Giro d'Italia e per il Giro Rosa saranno sostituite con nuovi paletti in via Vittorio Veneto. Lo ha comunicato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Forni l'altra sera in consiglio comunale rispondendo all'interpellanza della capogruppo di Forza Italia Mirella Cristina. Sono passati 3 mesi dal Giro, ha detto Cristina, e ancora non sono state riposizionate come inizialmente annunciato, a scapito della sicurezza di chi cammina o pedala lungo la ciclabile. L'assessore Forni ha riferito che il costo complessivo della rimozione delle protezioni della pista è stato di circa 11.000 euro. Quelle barriere, ha detto, non erano a norma. Non sono state buttate via, ma sono conservate in magazzino e a breve saranno riposizionate in un'altra zona della città dove non ci sono problemi di sicurezza della viabilità. Per quanto riguarda via Vittorio Veneto, Forni ha annunciato che la giunta ha deciso di posare nuovi paletti in un materiale nuovo con bande riflettenti che potranno essere, secondo necessità, spostati e ricollocati praticamente a costo zero. Il bando è già stato pubblicato per un importo di circa 33.000 euro tutto compreso. L'apertura delle buste si terrà il prossimo 7 ottobre. È un prodotto moderno e all'altezza della sua funzione, ha concluso Forni. Parzialmente soddisfatta Mirella Cristina. È una buona idea il fatto che i paletti siano rimovibili, ha replicato, ma è passato troppo tempo e i verbanesi sono stati per mesi esposti a rischi per la loro sicurezza e incolumità. Con onorificenza uno dei cittadini più illustri di Domodossola. Certamente, noi abbiamo un cantautore che si è fermato molti anni fa e ancora sulla cresta dell'onda. Non sappiamo quando terminerà questo itinerario di grandi successi che raccoglie in Italia e all'estero, e soprattutto noi riteniamo che dobbiamo riconoscergli il fatto che si è sempre onorato di appartenere alla nostra città e di appartenere al nostro territorio, e soprattutto è ritornato spesso a Domodossola e ha questa città nel suo cuore. Alberto, soddisfatto di questo riconoscimento della tua città? E come altro che soddisfatto, sono onoratissimo e sono felice, perché in qualche modo insomma si fa il giro del cerchio, come si dice, e ritornare ad avere questo riconoscimento, a ritornare qui a Domodossola dove ci sono le radici, è una cosa che insomma fa bene al cuore, fa bene all'anima. E poi insomma è molti anni che noi stiamo dicendo di come Domodossola e tutta l'Ossola stia veramente in qualche modo sbocciando, quindi mi fa ancora doppiamente piacere, onore, e spero con questo, come ho scritto anche in un comunicato su Facebook, che questa cosa mi aiuti sempre di più a essere cittadino domese nel mondo.
Il cuore di Assolaviva è iniziato a battere, fioccano gli abbonamenti a quello che vuole essere prima di tutto un progetto di scoperta della valle. Lunedì pomeriggio a Teatro Galletti i promotori hanno presentato alla città l'iniziativa. Questo è un progetto che prende vita dall'amore per questo territorio, ha spiegato Fabrizio Comaita rivolgendosi a quanti affollavano il teatro. Assolaviva non è null'altro che una tessera che permette di unire la cultura allo sport passando per il commercio. Abbiamo pensato che una tessera poteva essere la cosa migliore, una tessera che può andare a portare i quattro consumi principali di ogni famiglia, che sono i consumi ovviamente commerciali, sportivi, quelli che abbiamo visto prima del calcio, dello sport eccetera, culturali, che la cultura è l'ABC di qualsiasi società, e sociali, per permettere a questo fenomeno che si chiama Ossola di continuare ad esserlo non solo nelle parole ma di portarlo anche nei fatti. Il logo del cuore che batte non è una scelta casuale, rivitalizzare la valle è l'imperativo, far conoscere il territorio agli stessi ossolani è la mission. Ossolaviva, questa, come dicevo prima, arroganza, ambizione e presunzione di cercare di unire tante sinergie, tanti desiderate e voglia di collaborazione e di unione tra tutti i vari nuclei familiari, culturali, sportivi, per cercare di compattare il tutto. In questi giorni nelle scuole cittadine è stata distribuita gratuitamente agli studenti delle scuole elementari, presto arriverà anche alle medie inferiori la card. Questa permetterà di ottenere sconti nei negozi che la esporranno. I ragazzi dovranno essere accompagnati nei loro acquisti da adulti. I genitori potranno invece acquistare la tessera al prezzo di 50 euro. L'associazione Ossolaviva devolverà la metà degli introiti delle tessere vendute alla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, finanziando così una parte dei lavori di rifacimento del tetto della chiesa domese. Ma a cosa darà diritto alla tessera? Qualche esempio: si entrerà gratuitamente nei musei di tutta l'Ossola, sono previsti sconti sui giornalieri abbonamenti della stazione sciistica di Domobianca, sconti per entrare in piscina, scontistiche su prodotti alimentari, farmaceutici e sportivi in alcuni negozi della valle, non si pagherà per entrare per assistere alle partite della Juve Domo, come per le squadre cittadine di basket e volley. Il progetto è agli albori, altre società, altri esercizi commerciali bussano alla porta di Ossolaviva e per il futuro i promotori sperano di estendere il progetto anche ai comuni di Crevola e Villa d'Ossola. Oltre 400 persone nei giorni scorsi a Villa Rusconi Clerici per l'annuale cena benefica degli amici dell'oncologia. Una serata bellissima, favorita tra l'altro da condizioni ambientali perfette, riferisce il presidente del sodalizio Sergio Cozzi. L'iniziativa è giunta alla nona edizione. Cozzi ha definito la serata riuscitissima per la partecipazione numerosa, per la qualità della ristorazione ancora più elevata del solito grazie alla presenza di nuovi acquisti in cucina, per il clima sereno e partecipativo che si respira. Molti volti nuovi e forse età media più bassa che nelle altre occasioni. Lo stesso ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. La serata, dopo il sorteggio di 13 cene per due persone offerte da alcuni ristoranti del VCO, si è conclusa con l'esibizione musicale del complesso Le Mordisioni. Il ricavato dell'iniziativa verrà utilizzato per la ristrutturazione e per l'acquisto di arredi per l'oncologia nei tre ospedali della nostra provincia. Per la prima volta l'attività dell'associazione si amplia a tutti i nosocomi del VCO. Già partita la sistemazione per quello di Omegna, per il San Biagio si sta attendendo di capire dove sarà ubicata l'oncologia. A Verbania in particolare verrà reso più accogliente e verrà migliorata la privacy per gli utenti del CAS, il centro di accoglienza e servizi. La solidarietà fa crescere l'oncologia, lo slogan della serata che ha visto impegnati i cuochi, i ristoratori, i sommelier del VCO, supportati dai soci della Onlus, persone che si sono impegnate a fondo per garantire ai partecipanti cibi e bevande di qualità che sono risultati particolarmente apprezzati. Federico Buffa a Verbania con le Olimpiadi del 1936, è subito una coincidenza che però rimarrà nella storia di Verbania, perché Emilio Russo, uno degli autori di questo spettacolo, è il consulente per avviare la gestione del CEM. Sì, o meglio, CEM ancora per poco. Sì, è stata una felice contemporaneità, portiamo qui uno spettacolo di qualità. Credo che molti conoscano Federico Buffa, che è un telecronista di Sky e negli ultimi anni si è occupato moltissimo di basket, ha anche iniziato a raccontare alcune storie belle di personaggi che hanno fatto la tradizione sportiva nel mondo, e le Olimpiadi del 1936 di Berlino, le prime con la televisione, con dei
famosi gesti, pensiamo a quello di Owens, sono passate alla storia. È un grande affabulatore, per cui noi invitiamo i giovani soprattutto a partecipare. Il prezzo è tra l'altro molto ridotto, il 28 ottobre alla Piazzetta dello Sport, per un evento che sancisce un connubio positivo tra sport e spettacolo, ma soprattutto perché intendiamo alzare il livello della città di Verbania e iniziare a prepararci al teatro che sarà nel 2016, che vedrà ogni settimana naturalmente degli spettacoli di questo tipo. Ecco. Noi apriremo il teatro alla città con anche delle visite guidate e anche magari la formazione di associazioni che magari intendono aiutarci. E abbiamo fatto delle promozioni di tipo favorendo i bambini fino a 10 anni, quindi fino alla quinta elementare compresa, che entrano gratuitamente. I ragazzi di fino a 18 anni un prezzo ridotto, quindi pagheranno 8 euro d'ingresso, gli adulti 10 euro, che è il prezzo abituale. Da oggi i biglietti sono in vendita presso la libreria Margaroli.